Buonasera a tutti, ben arrivati. Devo dire che è emozionante vedervi qui ed è emozionante vedere la risposta di Padova a questo evento che, come avete potuto vedere, è senza sponsor, senza padrini. È nato circa un mese fa nella bottega di un genio che abbiamo in casa, Luigi Borgato, l'ultimo artigiano al mondo che costruisce ancora a mano pianoforti da concerto e che dopo 10 anni ha realizzato questa meraviglia che questa sera siamo onorati di potervi far vedere. Con me qui c'è l'assessore Andrea Colasio, senza il quale questo evento non ci sarebbe mai potuto essere, al quale va il mio ringraziamento di cuore per aver colto immediatamente con intelligenza, sensibilità, l'importanza dell'evento e da parte mia, da parte di Luigi, davvero un ringraziamento di cuore, Assessore. Grazie a te. Per cui immediatamente ti passerei la parola per un saluto. Grazie Giovanni. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e un saluto a tutte le autorità presenti, ma pochissime parole. Neanche un mese fa Giovanni e Luigi Borgato sono venuti nel mio ufficio raccontandomi di questa cosa qui. Il problema era dove rappresentarlo scenograficamente. Ho detto, il pianoforte più grande del mondo deve stare in un luogo adeguato. Questa sala, ve la immaginate, prima il libero comune di Padova, poi Fra Giovanni degli Eremitani, regalarono per secoli a Padova la sala coperta più grande del mondo. Quindi c'è una stretta correlazione tra l'evento, il pianoforte più grande del mondo e la sala coperta a carena di nave rovesciata, che ci rappresenta cosa? Il grande ciclo astrologico. Qui, guardate un po' in alto, c'erano le stelle di Giotto. Ahimè, nel 1420 le abbiamo perdute, ma questo luogo mantiene un'aura magica. È per definizione il luogo identitario della nostra città. Rappresenta il ciclo astrologico di Pietro d'Abano, ma al tempo stesso la grande tradizione artigiana della nostra città. Quella stessa tradizione artigiana che l'amico Borgato rappresenta in modo veramente eccezionale e che dà continuità alla nostra grande storia. Grazie veramente a Luigi, grazie a te Giovanni, grazie al Corriere e al suo direttore che ci hanno accompagnato in questa folle avventura e grazie a voi per la vostra presenza. Grazie, grazie Andrea, grazie mille. Ringrazio ovviamente il mio direttore Alessandro Russello, il Corriere del Veneto che dalla Media Partnership a questo evento che ci ha sostenuto sin dall'inizio. Devo dire che se siamo qui questa sera è anche perché 305 anni fa c'è stato un altro genio, un altro artigiano
padovano che ha cambiato la storia della musica, cioè Bartolomeo Cristofori, che come sapete era padovano ed è stato colui che con un piccolo cambiamento, cioè far sì che le corde anziché pizzicate fossero colpite da un martelletto, ha rivoluzionato la storia della musica. Abbiamo preparato, dovremmo vederla adesso, una piccola foto, cioè la foto della lapide. Bartolomeo Cristofori fosse stato battezzato a Padova, appunto nella piccola chiesa di San Luca. Ecco, questa è la targa che chi passa in via 20 Settembre può ancora cogliere. La storia della musica che è stata cambiata dal pianoforte, e noi questa sera abbiamo l'onore, davvero, il grande privilegio di poter ospitare un'istituzione della cultura italiana, della musica e della cultura, che ci ha fatto il grande omaggio di essere qui presente a Padova questa sera per battezzare questo pianoforte. Accademico di Santa Cecilia, ha scritto le più grandi pubblicazioni sulla storia della musica e la filosofia della musica, che sono adottate e lette tuttora dagli esperti, dagli studiosi, dagli studenti. Invito qui sul palco il professor Quirino Principe. Siedo qui. Bene. Professore, è un onore averla qui. Dicevamo, il Cristofori che ha cambiato 305 anni fa la storia della musica, e in 305 anni questo strumento, il pianoforte, è diventato quello che in assoluto nell'ambito degli strumenti musicali ha raccolto il maggior numero di scrittura, di letteratura da parte dei musicisti. Più di ogni altro nella storia, più dei violini, più del contrabbasso, più di qualunque altro strumento. Cos'è stato, professore, che ha colto l'emozione, l'attenzione di tutti questi musicisti nella storia? Qual è stata l'importanza della grande invenzione di Bartolomeo Cristofori? Ma direi incalcolabile, si sente? Sì, mi sento un po' un ritorno. Davvero, sentite? Sì. Ma una portata incalcolabile, così come è incalcolabile l'energia della musica in sé. Cioè, non ti stupisce questo fatto. Se si fosse trattato di una qualsiasi attività umana, probabilmente ci sarebbe stata una crescita, una evoluzione graduale. La musica occidentale, si badi bene, stiamo parlando di un fatto, di un evento accaduto in Occidente, in una cultura e in una tradizione che noi chiamiamo Occidente, che oggi è in qualche modo maltrattata, forse maltrattata più da se stessa che non da forze esterne, svalutata, mentre viene evidentemente sfruttata e assunta come pietra di paragone su tutto il pianeta, poiché è la cultura che nel pianeta ha dato quei segnali, quelle vie, quelle strade che assicurano, non dico più felicità, poiché è difficile pensare alla felicità come di un obiettivo raggiunto, non si raggiunge mai, però è nostro dovere raggiungere una minore infelicità, un grado minore di infelicità. Una grande civiltà non è ciò che sistema il mondo in modo perfetto, forse questo renderebbe inutile il vivere se tutto è già perfetto, ma ciò che indica degli obiettivi, delle direzioni che permettono di poter dire, che noi possiamo dire tutti i giorni, qualcosa di meno triste, di meno infelice è avvenuto poiché io ho lavorato in quella direzione. Ora, quando si tratta di personaggi che noi chiamiamo personaggi grandi, cioè di grande statura, soprattutto di livello verticale, più che di portata orizzontale. Voi sapete benissimo che i cosiddetti potenti di questa terra esercitano il loro potere soprattutto su un piano orizzontale, sulla quantità di persone, di mezzi, di armi, di derrate alimentari, di denaro, di pozzi di petrolio. Cioè è la sfera dell'avere, in sostanza. Ma si rimane sempre legati ad una dimensione, al pian terreno, mentre la vera grandezza consiste nel porsi a livelli più alti. Parlando in termini metaforici immediati,
Ecco perché noi, io spero, noi ricordiamo con amore e con ammirazione Dante Alighieri, è vero? Ma se ricordiamo il superpotente d'Italia di quel tempo, cioè il Papa Bonifacio VIII, lo ricordiamo soltanto per il vituperio che Dante Alighieri gli ha lanciato. E di Bonifacio VII e di Bonifacio IX o X non sappiamo nulla, perché non ci interessa, perché erano personaggi assolutamente insignificanti. I cosiddetti grandi, i cosiddetti potenti, quando si parla degli incontri al vertice, i sette grandi, grandi in che cosa? Ecco, la grandezza di certi personaggi consiste soltanto nell'essere stati ignobili, vili e persecutori nei confronti di qualcuno che è stato veramente grande. E allora io mi sento di poter dire, e l'ho sempre pensato, io ho studiato a Padova, mi sono laureato a Padova, amo molto questa città, che non sempre si è comportata bene con me, la città no, la città è molto amabile, e con alcune persone, ecco che Bartolomeo Cristofori conti fra i più grandi italiani della storia. Ed è forse un po' difficile cercare di ricostruire in modo comune, unanime, un catalogo di grandi italiani, veramente grandi. Recentemente mi trovavo in compagnia di un personaggio di altissimo rango istituzionale, che per caso, per destino, insomma, conosco da tempo, è diventato una delle prime 4-5 cariche dello Stato, il quale, portandomi a Milano in macchina verso una ASL, figuriamoci l'allegria, che si trova in piazzale Bande Nere, mi disse: senti, ma dimmi finalmente, dopo tanto, che cosa sono ste bande nere? E io gli dissi: vergognati, Giovanni dalle Bande Nere è stato uno dei più grandi italiani della nostra storia, e colui che ha comandato l'unico esercito fatto di italiani, tutto di italiani, contro un esercito fatto tutto di stranieri. E avrebbe vinto se non ci fosse stata un'arma vile, cioè un'arma da fuoco, no? Nel Rinascimento c'è questa idea, come sappiamo, nella cultura, che le armi da fuoco sono le armi vili, le armi bianche, le armi da taglio sono le armi dei coraggiosi. Ecco, se non fosse stato per questo, forse ce l'avrebbe fatta a mantenere lontana la iattura che ha afflitto il nostro paese per tanti secoli. Ecco, i grandi italiani sono coloro che si sono occupati di ciò che è nella sfera dell'essere, non nella sfera dell'avere. Bartolomeo Cristofori è stato un uomo sostanzialmente povero, quasi di condizione servile. Io penso che sia giusto, no, dal punto di vista proprio dell'onore che dobbiamo tributargli, non trascurare i suoi dati anagrafici. Ricordiamo un po' di date, no? C'è stata una ridicola, penosa polemica contro le nozioni, contro le conoscenze, che spiega il perché abbiamo oggi una classe dirigente analfabeta, no? Più o meno a livello istituzionale, eccetera, no? Sì. Fatte le debite eccezioni, naturalmente, ma sono troppo poche queste eccezioni. E penso che l'avere, con questa semplice modifica, che però semplice non è, poiché si fonda su un principio fondamentale, che adesso cercherò di dire dal mio punto di vista, ha non soltanto cambiato la storia del costume musicale, del far musica, introducendo una nuova tecnica in una famiglia di strumenti, cioè gli strumenti a tastiera, ma è stata una valanga che ha dato dei risultati cresciuti, come sappiamo bene, come diceva prima il dottor Viafora, in misura non geometrica ma esponenziale. Non soltanto il pianoforte è diventato uno strumento più studiato, più usato che non altri. È strano, perché il pianoforte è uno strumento ingombrante. È strano, no? E invece, rispetto ad altri strumenti portatili, più semplici, eccetera, il pianoforte è rimasto vincente nel costume occidentale. In qualche modo è uno dei simboli dell'Occidente, della nostra cultura, ecco, professore, più di tutti gli altri strumenti. È vero? Professore, no? Sì. Ecco. Su questo volevo interromperla, sì. A proposito della questione del costume occidentale. Ai tempi di Schumann c'erano 650.000
pianoforti, si producevano 650.000 pianoforti in Europa e praticamente ogni famiglia possedeva un pianoforte. Oggi in Italia la produzione è crollata e anche dal punto di vista dell'avviamento allo studio di questo pianoforte siamo molto sofferenti qui in Italia. Come se lo spiega? Come mai? Allora, facciamo una distinzione. Attualmente esiste un mondo globalizzato e globalizzato nel male, le armi, gli hackers, no? La mediocrità crescente, l'adulterazione dei cibi, i prodotti fasulli, fake, come si dice, no? In modo anglomane, ecco. Però c'è anche una buona globalizzazione e quindi, per esempio, ecco, se c'è stato un elemento assolutamente vincente in questo fenomeno di globalizzazione che dà quindi la vittoria all'Occidente è proprio la musica occidentale è studiata in tutte le parti del pianeta laddove si studia musica, tranne che nei paesi in cui la musica è haram, cioè peccato, è oscena, no? Ma non sappiamo quali siano questi paesi, poverini, peggio per loro. Però in tutti i paesi, per esempio, dell'Estremo Oriente, di cui ho una notevole esperienza, fra l'altro, ecco, sappiamo che è vero, per esempio in Cina, almeno nelle città che ho visto, cioè Hong Kong, Beijing, poi naturalmente Shanghai soprattutto, ecco, potrei dire che là dove ci sono famiglie attive a un livello medio, il ceto medio che c'è ormai in Cina, un pianoforte c'è in ogni casa. Sono case molto piccole poiché c'è ancora una pianificazione, 88 metri quadri, un minimo di 6 persone che devono abitarci, ancora un po' alla volta, c'è molto cammino da fare. Ma un pianoforte c'è sempre, anche soltanto verticale, quella idea che ebbe nel 1739 uno che venne dopo Cristofori, cioè Domenico del Mela. Beh, ricordiamo anche Domenico del Mela che in qualche modo creò il primo pianoforte verticale, no? Cioè il vero pianoforte di chi studia pianoforte poi spesso è il pianino, il pianoforte appoggiato, Stutzklavier, ecco. Ma noi dobbiamo fare per una... questa distinzione non ha molta importanza per quanto risposto alla sua domanda, poiché lì si tratta di un fenomeno indotto. In fondo, da quel che ho capito, per esempio, di quel che avviene in Cina, in Estremo Oriente, ecco, l'arrampicata verso un primato musicale, in particolare pianistico, violinistico, il numero enorme, strabordante di giovani pianisti di un certo talento, magari con poco spirito, magari un po' stupidotti, scusate, lo dico perché io parlo, amo parlare chiaro, come Lang Lang, no? Eccellente animale da tastiera, insomma, qui. Cervellino, eccetera, dico, si spiega anche come un senso di conquista, di appropriazione. No, parliamo invece del vero Occidente, parliamo dell'Europa. Quello che lei dice è assolutamente vero, però con una certa, diciamo, critica, con una certa diminuzione di grandi numeri. Si dice, per esempio, che nella Vienna di Schubert ogni casa aveva un pianoforte. Non è vero, non è vero. C'erano tanti pianoforti quanti ce ne sono oggi, ma sono certamente più di quanti non ce ne siano a Milano. Io sono nato a Gorizia. Gorizia è una città già asburgica. La densità di pianoforti e di far musica in quella piccolissima, umile, povera città, ormai depopolata, era incredibilmente maggiore che in qualsiasi altra città o nella Milano in cui io vivo. Perché? Perché in Italia è avvenuto questo. Dovrei fare un lungo discorso che vi risparmio, però almeno due parole le voglio dire. Nel 1861, nell'atto dell'Unità d'Italia, il primo ministro della pubblica istruzione, Francesco De Santis, eliminò la musica dall'insegnamento comune e corrente. Questo fu l'inizio della catastrofe. Ecco. Professore, la ringraziamo davvero. Un'ultima parola prima di salutarla. Lei è legato a un ricordo, diciamo, il suo avvicinamento al pianoforte è legato a un ricordo particolare. Ci piaceva sentirlo prima di salutarla e prima di scoprire questo pianoforte. Come avvenne il suo avvicinamento a questo strumento? Ma fu una cosa abbastanza ridicola, di cui forse dovrei vergognarmi, non me ne vergogno. Durante la guerra, nel 1944, nella primavera del 1944, la mia famiglia era sfollata in un paesino del Friuli, per stare lontana dalle bombe che cadevano anche su Gorizia e su Trieste. Si chiama Medea questo paesino. A un certo punto, nel 1944, dopo il processo a Ciano, come sapete, Hitler dichiarò l'annessione al Reich delle province di Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume, Belluno, Udine,
no? Tutto, fu tutto annesso al Reich. Noi diventammo cittadini del Reich. Nella locanda dove mio padre medico ci aveva trovato un piccolo alloggio, già strettissimo, al pian terreno venne a stare un reparto di SS, non della Wehrmacht, di SS, quindi cattivissimi, pieni di armi, eccetera, comandato da un colonnello ferocissimo che aveva una fama sanguinaria. Io nella mia incoscienza, avevo 6-7 anni, circolavo giù, guardavo le armi che loro lasciavano tranquillamente, ne parlavamo, giocavo a Monopoli con molti SS, una cosa vergognosa. Un giorno arrivò una cassa enorme con dentro un pianoforte, era il pianoforte personale del colonnello delle SS, che incominciò a suonare, si tempestava con questa onda di musica, suonata bene, bene. Inevitabilmente lo studio opera 10 numero 12 di Chopin, perché quello non poteva fare né a meno, insomma, ecco, e altre musiche, Beethoven e così via. Un giorno io scesi nell'ora così della siesta d'estate ormai e vidi questo pianoforte aperto, e siccome la Rai, l'Eiar, la radio fascista, trasmetteva sempre le stesse cose e trasmetteva sempre un'aria di Tosca, io cercai di imitarla alla tastiera e poi provai a fare l'armonia, ma non mi riusciva. A un certo punto un'enorme ombra nera si stagliò contro il muro, mi voltai ed era questo colonnello delle SS, il quale mi disse "Nicht so, hier", e mi indicò la nota giusta per creare l'armonia giusta. Dopodiché si mise a insegnarmi un po' a mettere le dita sulla tastiera. Io ho imparato a suonare il pianoforte grazie a un colonnello delle SS. Se volete potete vendere questa notizia. Grazie professore. Grazie professore. Abbiamo finito. Grazie professore. Grazie. Va bene. Scendo. È stato un piacere, un onore. Grazie davvero al professor Quirino Principe. E allora è venuto il momento di scoprirlo, questo pianoforte, e per farlo lo facciamo ovviamente con colui che lo ha pensato e progettato fin dall'inizio, un lavoro che è durato 10 anni, 15.000 pezzi, tutti fatti a mano, pensati, curati e elaborati a mano personalmente. Al mondo non lo fa più nessuno, è rimasto questo personaggio che è un po' un falegname, un ingegnere, un musicista, anche un botanico, perché poi ce lo dirà come, e vi pregherei di accoglierlo con un applauso, Luigi Borgato. Vediamo cosa c'è dentro e come ha costruito Luigi questo pianoforte, poi ci dirà anche perché. Abbiamo raccolto qualche foto dalla sua bottega. Diciamo che si parte da un disegno uno a uno e poi... Allora, ci sono dei metodi adesso molto più moderni. Io non li ho imparati, quindi sono partito a disegnarmi il pianoforte in scala uno a uno. Ma questo è un metodo che mi avevano insegnato alcuni ingegneri, anche aeronautici, che mi dicevano che una volta anche gli aeroplani di linea venivano disegnati e costruito il modello in legno uno a uno. Quindi sappiamo che costruendo il pianoforte abbiamo bisogno comunque di un disegno e noi l'abbiamo disegnato uno a uno. Questo non c'è una misura consolidata né la lunghezza né la larghezza. Vi do solo un dato tecnico, c'è un punto di partenza che è l'ultimo tasto verso gli acuti, che è una corda di 52 mm e da quel punto lì possiamo allungare il pianoforte, allargarlo e creargli un perimetro. Ci sono in questo caso 287 corde, che la prima corda lavora con una tensione di 240 kg, quindi arriviamo alla corda più piccola con 78 kg, calcolate 287 corde, quindi abbiamo una tensione che supera le 25 tonnellate in un pianoforte così, quando le corde sono tutte tese. Allora abbiamo bisogno di un telaio di ghisa. Questo non l'ho inventato io, ma il telaio di ghisa è quello che distingue oggi il pianoforte moderno dal pianoforte antico, dal pianoforte di Mozart, dal pianoforte di Beethoven. Qui vediamo, siamo in fonderia, sono foto che spesso non ci lasciano fare. Qui siamo in una fonderia ancora in Germania. Questi,
Questi telai purtroppo non riusciamo a trovare fonderie italiane che ce li fanno. Ed è una vasca, come vedete, di silicio, un impasto che fanno loro, e viene immerso un modello di legno che crea una pressione, quindi uno stampo come i bambini fanno nella sabbia. Si toglie quel modello rosso che è totalmente in legno e passando alla e poi fanno la colata. Ed è un grande problema anche per i fonditori fondere un telaio così grande, perché ci sono tratte molto sottili, i raffreddamenti, quindi i ritiri. Pensate che un telaio così grande, quando si raffredda, si accorcia di 3,5 cm. E quindi bisogna calcolare il modello di legno in modo da arrivare alla misura giusta. L'anima, possiamo dirlo, è poi la scelta della tavola armonica, cioè i legni. E un po' in questo c'è una sorta di specialità botanica nello scegliere, individuare l'essenza e ligne. Quanti legni ci sono all'interno di un pianoforte come questo, allora, Luigi? Uno strumento dei nostri, le essenze sono circa una decina, qualcosa di più. Si va dall'ebano, l'acero, il faggio, il rovere, il carpino bianco, il mogano, il palissandro. Ma uno dei legni più importanti, quello che produce il suono, è questo abete, che cresce in poche zone del mondo. È un abete armonico, questi sono i tronchi. Da questi tronchi si scelgono delle tavole, sono già selezionate, ed è un abete che noi scegliamo nella zona di Passau, che è una delle zone migliori per gli abeti da tavole armoniche da pianoforte. Anche per i tempi che necessitano strumenti di questo tipo, adesso questo in particolare, che è il più lungo al mondo, 3,33 m, ci sono voluti 10 anni di ricerca, di studio. Luigi adesso magari ci vorrà dire anche perché allungare un pianoforte non è un semplice esercizio di stile, necessita una ricerca, un ripensamento di tutti i pesi, di tutti i calibri all'interno di questo strumento, ma anche solo la lavorazione dei legni ha dei tempi che sono dei tempi antichi, 5 anni di stagionatura, vero, la tavola armonica almeno deve riposare. Sì, questo è quello che noi facciamo, perché dopo si crea una rotazione quando si ha del materiale in casa. Diciamo che per fare un pianoforte così, adesso questo è un prototipo, ci abbiamo messo molti anni a realizzarlo, perché abbiamo cominciato a fare dei monocordi per capire se queste lunghezze di corde potevano creare anche delle sonorità, perché mai nessuno aveva provato a portare a più di 2,5 metri di corda vibrante. E diciamo che noi, tra prove e tutto, poi molte cose bisognava ripensarle, rivederle. Questo è il prototipo, non ne abbiamo fatto altri. Ci abbiamo messo circa 10 anni di lavoro, non sono 10 anni, 8 ore al giorno, perché molte cose devono anche stare lì e devono in qualche misura crescere nella mente. Oggi pensiamo che un pianoforte così in produzione richieda almeno 1600 ore a strumento, insomma, 1600 ore lavoro. Ci sarebbe ancora da raccontare delle lane che utilizzi, appunto dei legni, delle corde, questo brevetto, 4 corde per ogni nota anziché 3, ma visto che lo sentiremo suonare per la prima volta questo pianoforte, tu che l'hai costruito è a noi che lo sentiremo, che indicazioni di ascolto ci vuoi dare? Su cosa in particolare dovremmo stare attenti e cosa in particolare questo pianoforte ha la grazia di dare, di offrire rispetto agli altri? Allora, anche per noi è una prima prova in una sala così grande. Abbiamo capito che l'acustica ha una complessità, non è così molto facile, però credo che Giovanni Bertolazzi riuscirà a far raggiungere il suono ad ognuno di voi, questo ne sono certo. Se siamo riusciti a fare questo, possiamo partire a costruirli, ecco. Caro Luigi, grazie di cuore davvero. Grazie a voi. E allora è arrivato il momento adesso di sentirlo per la prima volta, di ascoltare la voce di questo Grand Prix 333, creato appunto artigianalmente, a mano, con grande cura, 10 anni di lavoro, con delle componenti di qualità eccezionale che ormai appunto non si trovano più. E a farlo suonare abbiamo scelto, abbiamo chiamato un pianista speciale, una delle più belle, più promettenti promesse del pianismo italiano e internazionale. È veronese, ha 19 anni, ma ha già vinto 30 premi internazionali, ha esordito
da poco con l'Orchestra della Fenice, suonerà questa sera, come avete visto dal programma di sala, dei brani di Chopin, di Liszt e di Rachmaninoff, tre autori che sono tre mostri sacri del pianoforte e che hanno composto dei brani di una bellezza eccezionale. Ce li farà ammirare, ce li farà scoprire, ci farà sentire la voce di questo pianoforte Giovanni Bertolazzi, che ci raggiunge adesso qui sul palco. E io a lui lascio la scena, Giovanni Bertolazzi, al Grand Prix 333, il pianoforte più lungo del mondo. Buon ascolto. Thank you.
Che spettacolo, grazie Giovanni Bertolazzi, grazie davvero per questa meravigliosa esibizione. So che è un po' irrituale, perché di solito alla fine dei concerti non si fanno delle domande ai pianisti, poi bravi come lui, però siccome è una serata un po' speciale me lo permetto e ti chiedo subito, Giovanni, com'è andata, come hai sentito questo strumento alla sua prima assoluta, tu insomma che di palcoscenici già ne hai calcati tanti. Ma prima di affrontare insomma questo concerto sentivo su di me una grande responsabilità, perché questo strumento può dare veramente tanto e la paura era di non riuscire a sfruttarlo al massimo. Poi ho cercato di dare il mio meglio, mettere tutto il peso e cavare quello che si può cavare da questa opera d'arte. Ti faccio un'altra domanda, Giovanni. Ti faccio un'altra domanda. Giovanni, tu sei ovviamente un esempio bellissimo, hai 19 anni, suoni questo strumento in maniera meravigliosa, però volevo anche che tu ci raccontassi brevemente un po' di te e anche di quanto studi, quanto serve applicarsi a questo strumento per poi suonare dei pezzi così complessi come quelli che hai suonato tu oggi, in particolare questi ultimi che abbiamo sentito, Rachmaninoff e poi i meravigliosi pezzi di Liszt. Ma io devo dire che per dominare il pianoforte non c'è un limite di ore, nel senso che bisognerebbe essere sempre sopra. E avendo finito il liceo giusto qualche mese fa, non ho potuto insomma studiare come credevo di dover fare. Adesso da qualche mese è diverso e non lo so, io credo che veramente più si studia meglio è. Non c'è un limite giusto di ore, ecco. Grazie, grazie di cuore. Grazie davvero di cuore. L'ultimo applauso appunto di questa bellissima platea di questa sera. Siamo oltre 850 questa sera qui ad ascoltare l'esordio, il debutto del Borgato Grand Prix 333. Volevi regalare qualcos'altro oppure no? È anche stanco. Allora, prima di salutarci, volevo farvi vedere questa busta che trovate appunto sulle vostre sedie. Questa appunto è una serata senza alcuno sponsor, senza null'altro se non il grandissimo aiuto che ci ha dato il comune. Abbiamo voluto proprio per lo spirito della serata poterci accompagnare ad un ente benefico, The Small Now, lo trovate qui. Sono dei ragazzi, fanno un'attività bellissima perché recuperano materiale sportivo da dare all'Africa, agli africani, per sostenerli, per aiutarli nelle loro attività sportive, per cui chi vorrà ovviamente in modo assolutamente libero si potrà dare appunto un contributo. Allora io per concludere chiamerei qui Luigi Borgato, l'autore di questo pianoforte che adesso calcherà i palcoscenici di tutto il mondo, e se mi posso permettere chiamerei qui anche Paola Bianchi, che è la moglie di Luigi, perché dietro una persona così, lui è l'ultimo e l'unico artigiano che costruisce da solo i pianoforti, c'è anche una grande donna che lo aiuta e lo sostiene, ed eccola qui, e lascio loro l'applauso. Grazie. Grazie di cuore. Sai che il professor Quirino Principe ci vuole raggiungere, così per salutarci tutti quanti insieme. Se vuole venire, professore, così ci... La salutiamo, la ringraziamo di cuore di essere venuto da Milano apposta per noi. Grazie di averci onorato della sua presenza. Grazie di cuore all'assessore Andrea Colasio. Prego, assessore. Grazie mille, perché una serata del genere sarà difficile ripeterla, sarà difficile riportare così tanta gente, e ci dispiace anche per le tantissime persone che sono rimaste fuori, erano oltre centinaia che purtroppo non hanno potuto trovare posto qui all'interno di questa sala. Grazie davvero di cuore, assessore Colaggio, non so se vuoi dire un'ultima parola. E allora ci salutiamo. Grazie di cuore a voi di essere stati qui con noi. Grazie del lavoro che avete fatto e chissà, ci ritroveremo su un altro palco ad ascoltare adesso questo pianoforte che prende la strada della musica dei palcoscenici di tutto il mondo. Grazie davvero, buonasera a tutti, evviva!